Poracci, piccola comunicazione di servizio. Stasera sarò ospite sul canale Twitch di Gioco con lo Scemo per un'intervista a tema retro gaming, ma non solo. Passate che ci sarà da divertirsi. Parola di Poro. Bravissimi comunque che avete riconosciuto Cho Aniki per Sega Saturn, gioco che di sicuro avrà accompagnato l'infanzia di tanti di voi, ma sicuro, eh? Quindi, bravo Simone, mentre il commento più bello è quello di Popix, che ha deciso di colpirmi dritto al cuore. Ouch. Ma bisogna andare avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun tipo di hype per Metroid Dread. Ma zero, niente. No, no. Chiamate la banca e tenetevi pronti ad aggiornare il vostro conto corrente, perché quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di leak, ritorni, speculazioni e chi più ne ha ne metta. Prima di iniziare però, come al solito, vi chiedo di darmi una mano nella realizzazione del progetto di conquista di YouTube Italia. Basta anche solo mettere un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Che vi costa? Niente. Se invece volete pagare, pazzi furiosi che non siete altro, beh, potete diventare Deporeons, un titolo di cui probabilmente non mi vanterei in giro. Nel caso foste interessati, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Segnatevi sul calendario la data del 1 ottobre perché in quel giorno Limited Run Games aprirà i pre-order per un'edizione fisica da urlo. Se stavate aspettando l'occasione giusta per recuperare Axiom Verge 2, beh, meglio di così non potrebbe andare. Il 1 ottobre si apriranno i pre-order per le versioni standard e collector di Axiom Verge 2, uno dei Metroidvania dell'anno, e anche del Double Pack che conterrà il primo e il secondo capitolo della serie. La limited di questa combo è qualcosa di sensazionale. Certo, il prezzo non è proprio poraccio. Voi la fareste una follia del genere? Con qualche giorno di anticipo è stata leakata quella che probabilmente sarà la lista dei giochi del Plus di ottobre. L'annuncio ufficiale è previsto per domani pomeriggio, io intanto ve la butto là. Gli abbonati al servizio potranno scaricare Mortal Kombat X, Hell Let Loose, uno sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale in esclusiva per PS5, e PGA Tour 2021 per gli amanti del golf. Che ne pensate di questo trittico? In questi giorni si parla tanto di Castlevania, l'Advance Collection ha fatto breccia nel cuore degli appassionati e Yota Tsutsumizaki, director di Castlevania, Grimoire of Souls, è stato interrogato da Axios sul futuro della serie. Per il designer la situazione non è così rosea e per come si sta muovendo per ora Konami è difficile pensare a un nuovo episodio della serie a tutti gli effetti che non sia uno spin-off per cellulari, complici anche i pessimi risultati del ritorno di Contra e anche di Metal Gear Survive. Per Tsutsumizaki dipende tutto da come reagiranno i fan, che dovranno dare un forte segnale a Konami. In parole povere, anzi, poracce, recuperatevi l'Advance Collection, non si sa mai che ci scappi pure un nuovo gioco di Castlevania. E passiamo alle notizie del giorno, altro che anteprime limitate, ristrette a una piccola cerchia di fortunati. In America hanno appena sfondato la nuova frontiera del leak. Questa volta non si tratta della ISO o della ROM di un gioco o di informazioni su un progetto ancora in sviluppo. No, essere stata venduta con ben 2 settimane di anticipo, questa volta è stata una console. Non si sa bene come, non si sa bene perché, ma molti utenti nordamericani hanno iniziato a postare su Reddit e vari altri social foto e video di unboxing di Nintendo Switch modello OLED, che ricordiamo uscirà l'8 ottobre insieme a Dread e al momento non dovrebbe essere neanche nei magazzini dei negozi. Chissà che giri loschi ci sono stati dietro, ma se ieri mi avete segnalato che su Reddit si era scatenato un mezzo putiferio per una foto di un singolo utente, oggi le segnalazioni arrivano da tantissime fonti anonime. La OLED è già nelle mani di molti giocatori. A quanto pare chi ne è entrato in possesso l'ha recuperata su marketplace tipo Facebook e Craigslist, chissà che prezzo. Comunque possiamo, se non altro, vedere foto comparative tra i due modelli e anche degli unboxing non ufficiali. Come al solito è difficile capire i reali miglioramenti da foto fatte alla buona con il cellulare, ma l'aumento della superficie dello schermo si vede come. Ormai lo avrete capito, io ho deciso di fare il salto qualitativo e appena possibile ve ne parlerò qua sul canale. Voi invece?
Siamo a pochi mesi dall'uscita dei remake di quarta generazione di Pokémon e un po' più lontani dall'arrivo di Leggende Pokémon Arceus, e The Pokémon Company ha deciso di pubblicare due trailer che danno uno sguardo ancora più approfondito ai prossimi giochi dei mostriciattoli tascabili. Qui sono curioso di sapere la vostra, perché più ci avviciniamo al 19 novembre, più vengono mostrate tante piccole novità riguardanti i remake. In questo trailer possiamo dare uno sguardo approfondito al Parco Concordia, alla cucina dei Poffin, dei dolcetti utili per vincere le super gare show e anche a una porzione del cast che prenderà parte all'avventura. Le novità più interessanti sono sicuramente la riscrittura del Pokécron e l'integrazione delle mosse MN per aiutare nell'esplorazione della mappa di gioco, dei miglioramenti alla quality of life non da poco. Il punto è, se uniamo tutto questo ai grandi sotterranei, alle possibilità di personalizzazione e all'integrazione di funzioni online, siete soddisfatti di quanto portate avanti con questi remake? Con lo stile grafico direi che ormai bisogna farci pace, anzi, mi ci sono quasi abituato e forse non è tutto da buttare. Ma avreste preferito degli stravolgimenti più radicali per quanto riguarda il gameplay? Situazione inversa per Leggende Pokémon Arceus, che sembra effettivamente il titolo più rivoluzionario di sempre ad essere stato sviluppato da Game Freak. Nei 3 minuti scarsi di trailer viene posta parecchia enfasi sulla libertà di esplorazione proposta in Leggende Pokémon, che si tradurrà non solo nella possibilità di utilizzare le creature come mezzi di trasporto di terra, aerei e acquatici, ma che renderanno possibile la cattura anche in movimento. Viene poi approfondita la lore con alcuni rimandi a personaggi storici e introdotto un nuovo Pokémon, Kleavor, l'evoluzione di Scyther, che di sicuro farà la gioia dei fan e di cui potete trovare la descrizione approfondita sul sito ufficiale. Come per Diamante e Perla, pure in Arceus è data grande enfasi alla possibilità di personalizzare il proprio look, cosa che forse interessa più il pubblico giapponese. La butto là. E la modalità foto è stata presentata in pompa magna. Il problema, poracci, è che sebbene ci troviamo anni luce avanti rispetto a quanto visto durante il reveal trailer, il comparto grafico di Leggende Pokémon è ancora troppo grezzo. Penso che effettivamente Arceus sia la ventata d'aria fresca di cui aveva bisogno il brand, ma non con una realizzazione tecnica di questo tipo che ne sminuisce per forza di cose il potenziale. Se il problema è l'hardware di Switch, come in Breath of the Wild, si sarebbe dovuto puntare a mascherare i limiti del motore grafico con una direzione artistica adeguata, cosa che qui non sembra essere stata fatta. Voi cosa ne pensate? Siete affascinati da Leggende Pokémon Arceus o questa volta non vi fiderete di Game Freak? E chiudiamo con l'attesissimo ritorno di Donkey Kong. Si tratta di un nuovo country sviluppato da Retro Studios? Nah. Di un platform innovativo sviluppato internamente da Nintendo EAD? Nah. Ma che, purtroppo, non si tratta di nulla relativo al mondo videoludico. Nintendo ha infatti ufficializzato la prima espansione del Super Nintendo World, il parco a tema che ha recentemente aperto in Giappone e che nei prossimi anni arriverà anche in America e in Cina. La nuova sezione sarà interamente dedicata allo scimmione in cravatta, probabilmente il tema specifico sarà quello dei Donkey Kong Country, e presenterà parecchie novità. Nella rigogliosa giungla ci saranno montagne russe dedicate, esperienze interattive e tanto merchandise a tema, senza dimenticarci di cibo specifico per quell'area. L'espansione aumenterà la superficie del parco di ben il 70% e nonostante i lavori siano già in corso, l'apertura di questa sezione è prevista per il 2024. Shigeru Miyamoto si è detto entusiasta di partecipare alla lavorazione di questa nuova attrazione, comunicato che mi rende felice ma un po' amareggiato allo stesso tempo. Dopo l'esperienza del Super Nintendo World e del film di Super Mario, è chiaro quanto il leggendario game designer si occupi di tutto tranne che di videogiochi, e temo che dopo una carriera così longeva, difficilmente lo vedremo ricoprire ruoli diversi da quello di produttore esecutivo. Non dico che non sia giusto, ma certo, vedere un giorno Super Mario 128 non sarebbe male. Non trovate? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Vi ricordo che, se volete, potete trovarmi questa sera alle 21:30 in diretta su Twitch sul canale di Gioco con lo Scemo. Per tutti gli altri, ci vediamo domani. Mi raccomando, riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Donkey, Michele Sinno, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Nah.